I video dei droni sulla terraferma sono sempre stati emozionanti, ma nell'oceano in particolare i droni hanno catturato immagini davvero incredibili. Da un gruppo di gigantesche mante fino al buon vecchio Nessie, il mostro di Loch Ness. Ecco 10 registrazioni di droni sull'oceano che ti lasceranno a bocca aperta. Ciò che questo drone ha scoperto al centro dell'oceano ha sorpreso il mondo intero. Numero 10. L'incredibile performance delle manterazze. Nel 2016, quando l'operatore di droni e youtuber Ryan DeSexas navigava con gli amici verso Chinaman's Head, hanno catturato una vista incredibile. La loro barca si trovava poco al largo di Windward Oahu e stavano per tuffarsi in acqua quando hanno avvistato 3 gigantesche mante. Ryan, residente a Waialua, dice che le gigantesche mante stavano nuotando tutte insieme in una formazione circolare e sembrava che danzassero nell'acqua. Era uno spettacolo mozzafiato. Quando Ryan ha pubblicato il video sui social media, gli esperti hanno subito fatto notare che il movimento circolare delle mante poteva significare solo 2 cose. O era un rituale di accoppiamento con 2 maschi che cercavano l'attenzione di una femmina, o stavano nutrendosi di plankton. Qualunque fosse la spiegazione, Ryan dice che è stata una vista che non dimenticherà mai. Numero 9. Colonia di 64.000 tartarughe. Un video virale nel 2020, girato con un drone, ha mostrato la deposizione di 64.000 uova di tartaruga sulla grande barriera corallina, fornendo una panoramica affascinante del comportamento di questa specie. Come tutti sanno, la grande barriera corallina nel Mar dei Coralli a largo del Queensland, in Australia, è il sistema di barriera corallina più vasto al mondo. È anche la struttura singola più grande al mondo, realizzata da organismi viventi. Oltre ad ospitare 2.900 barriere individuali e 900 isole, è anche il luogo di passaggio di migliaia di tartarughe verdi che nuotano verso casa sulla Rain Island, la colonia di riproduzione di tartarughe verdi più grande al mondo. Il video del drone è stato organizzato dal dottor Andrew Dunstan del Dipartimento dell'Ambiente e delle Scienze del Queensland, come parte di una ricerca per studiare la popolazione di tartarughe verdi. Numero 8. L'albero solitario. Nel Mar Morto non c'è vita. Il grande specchio d'acqua tra Israele e Giordania è così salato che nulla può esistere. Aspettate, ho detto nulla. A sfidare la natura c'è un piccolo albero scoperto da un drone nel bel mezzo del Mar Morto. Questo mare è 10 volte più salato dell'oceano e la possibilità che anche un insetto sopravviva nell'acqua è nulla. Tuttavia, questo piccolo albero, chiamato l'albero solitario, si erge fiero e sfidante su una piccola isola di sale nel mare. Mentre la principale attrazione del Mar Morto è l'acqua, in cui è possibile sedersi e galleggiare, la presenza dell'albero solitario ha creato un certo entusiasmo. Non è facile trovare l'albero, né è facilmente accessibile perché è quasi impossibile nuotare nell'acqua. Ma con un drone è più facile avvicinarsi per ottenere un video fantastico, come quello che state vedendo qua. Numero 7. L'interno della Terra. Nel 2016, uno spettacolare filmato ripreso da un drone ha catturato un lago mozzafiato in Portogallo che nasconde un segreto. Guardando il video del drone si potrebbe pensare che si tratti di una cattura regolare di ciò che sembra essere un bellissimo lago, ma il lago Serra de Estrela ha molto di più da offrire. Nel mezzo del lago vi è un'enorme voragine a forma di buco con l'acqua che scroscia. Il buco ha sorpreso gli spettatori e gli operatori di droni, lasciandoli a chiedersi che cosa sia. Il buco è in realtà una struttura artificiale, una diga circolare responsabile della divisione dell'acqua nella zona. È piuttosto interessante, però. Numero 6. Foca usa un modo speciale per scappare. Un drone ha catturato una fuga drammatica nelle acque nord di Lerwick, nelle isole Shetland. Si tratta di un video di una foca che cerca di sfuggire a un gruppo di orche nascondendosi tra 2 file di corde di molluschi disposte dalla fattoria di molluschi di Grunnavoe nella zona. Ma la natura è veramente spietata. E proprio come le prede più piccole hanno poche possibilità di fuga sulla terraferma, è lo stesso in acqua. Pensando di essere al sicuro, la foca ha lasciato la fattoria di molluschi e si è avventurata in acque aperte, momento in cui le orche si sono avvicinate e l'hanno uccisa. Gli scienziati marini che hanno visto il video hanno commentato quanto fosse affascinante vedere la foca che usa in modo intelligente la fattoria di molluschi per nascondersi dai predatori. In un'ottica più negativa, le corde della fattoria di molluschi possono essere pericolose e c'è il rischio che animali del genere si impiglino in esse.
sarebbe solo un salto dalla padella alla brace. Numero 5. Enorme sciame di meduse. Un drone ha ripreso una straordinaria sequenza di migliaia di meduse che avvolgono una barca sulla costa mediterranea del nord di Israele nel luglio 2022. Il video mozzafiato mostrava lo sciame di creature marine che circondava un'unità marina appartenente all'Autorità per la Natura e i Parchi. Mentre diversi utenti di internet erano sopraffatti dalla vista, gli ufficiali del parco non erano troppo felici dell'evento, affermando che tali incidenti sono dannosi per l'ambiente e causati dagli esseri umani. Gli enormi banchi di meduse si allontanano sempre di più dai loro habitat a causa dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e dello scavo nel canale di Suez. Il danneggiamento dei competitori e dei predatori delle meduse contribuisce a tali squilibri nelle popolazioni marine, danneggiando ulteriormente l'ecologia. Ciò potrebbe anche causare l'ostruzione delle pompe delle centrali desalinizzatrici, il raffreddamento delle centrali e la concorrenza ecologica con i pesci dell'area per il cibo. Numero 4. Il mostro di Loch Ness. Nessie è sempre stato il soggetto preferito tra gli operatori di droni che cercano di avvistarla. Nell'agosto del 2021 un campeggiatore sembrava aver trovato fortuna con le riprese 4K del drone di ciò che sembrava essere il famoso mostro di Loch Ness. Richard Mayer ha detto di non poter credere a ciò che le persone hanno notato in uno dei suoi video con il drone girato per il suo canale YouTube. Il video mostra una figura che nuota vicino alle rive del lago, catturata mentre Richard partecipava all'ottima sfida della canoa di Glenn per l'Alzheimer Society con gli amici. Richard non aveva visto la figura fino a quando gli spettatori non hanno cominciato a commentare su una forma insolita nell'acqua. Richard ha commentato come assomigliasse alla forma di Nessie, vista in altri video. Numero 3. Colossale coccodrillo in acqua cristallina. Ci sono diversi video di coccodrilli ripresi con un drone, ma questo è spettacolare in quanto mostra un gigantesco coccodrillo che nuota in acque cristalline. Il video, quasi perfetto, mostra chiaramente il coccodrillo come se fosse in un acquario indoor. Ma ciò che batte tutto è come il coccodrillo alzi lo sguardo e sibili al drone. Sembra che questo coccodrillo non gradisca l'invasione della sua privacy, specialmente quando sta godendo di una fantastica nuotata nelle acque di una barriera corallina in Timor Est o Timor Leste. Il pilota del drone, Daniel Mann, mentre pianificava di tuffarsi in acqua, ha scoperto della presenza del coccodrillo poco distante dalla spiaggia e ha colto l'opportunità per realizzare un video spettacolare. Cosa strana è come il coccodrillo sia riuscito ad arrivare in quella zona, considerando che il fiume più vicino era a diversa miglia di distanza. Numero 2. Incredibili balene dal dorso azzurro. Non sempre i piloti di droni hanno fortuna. Date un'occhiata a questa fantastica ripresa con il drone di tre gigantesche balenottere comuni. Le balene sono state avvistate mentre nuotavano al largo di Oxnard, in California, nel canale di Santa Barbara, presso il Parco Nazionale delle Isole del Canale nell'aprile del 2022. Come una poesia in movimento, queste bellissime creature sono un piacere da guardare e nulla le ha immortalate meglio di questo video. La balenottera comune è la seconda creatura più grande del pianeta, dopo la balenottera azzurra. Le balenottere comuni si trovano tipicamente nelle acque profonde al largo di tutti i principali oceani, principalmente in latitudini temperate e polari. Le isole del canale sono una delle destinazioni migliori per avvistare le balene, dove si può godere di scene incredibili come questa. Numero 1. Blade Runner, la balena groenlandica. Guardate cosa ha catturato questo drone nella nostra immagine di anteprima. Ora, sembra una creatura molto particolare. È un'eccezionale balena gobba affettuosamente chiamata dagli scienziati come Blade Runner. Blade Runner è una balena gobba femmina che ogni osservatore marino concorda essere una vista incredibile. La gigantesca balena è stata tagliata abbastanza gravemente da un'elica a Sydney 21 anni fa, ma è sopravvissuta, dimostrando la sua grande resistenza. La prova dell'incidente sono le grandi cicatrici di battaglia lunghe circa 30 cm che corrono lungo il suo lato sinistro e la coda. Sembrano strisce di zebra, le cicatrici sono completamente guarite, ma la balena le porta con orgoglio, rendendola un esemplare unico e distinguibile della sua specie. La Blade Runner può essere vista spesso durante le migrazioni delle balene, su e giù per la costa est dell'Australia, e nel 2013 è stata persino avvistata con un cucciolo, suggerendo che sia anche una mamma. Incredibile, no? Decidete voi e commentate qua sotto. E non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale.